questa pregiata risorsa idrica, ci chiediamo come sia stato possibile abbandonare questa centrale. Questa era una centrale idrica nata intorno al 1930. Il prodotto da utilizzare, il suo combustibile, è l'acqua e non è mai venuta meno. Poi si rincorrono altre fonti energetiche alternative, il disastro delle mega eoliche, addirittura le centrali a biomassa che utilizzano legno, e nessuno parla che l'aspetto primario è questa risorsa qui, l'acqua, a costo zero e a kilowatt o kilowattora a sufficienza, almeno per garantire a Fagnano Castello la sua illuminazione pubblica per gran parte all'utenza domestica, risparmiando lo spreco del taglio del legname. Si vede poco. Se ci volete far vedere dentro, no? Due a tre. Sì, se può morare, non lo so. Perché ora stiamo venendo noi dell'albergo? Non sì, proprio questa due a tre che come si ma boh, ma c'è, no, se ci vuole... Signora, sì. Vi hanno sgombrato? Chi vi ha fatto sgombrare? Il sindaco. Hanno fatto la perizia, è venuto il geologo del comune, dell'ufficio tecnico. Sì. Ma la carta, quindi, non ce l'ha la carta che c'è tutto. Mi fa vedere un attimo l'ordinanza, sì, no? Perché sì, la riprendiamo. Tutti ecco, quando qui. Quartiere, sì. Allora. Sono le famiglie, no? Uno la donava una picca, no? Vabbè, passa quello. Questo siamo già a due franco, dai visto. Siamo giù all'albergo di Artocco. Perché noi ne abbandoniamo solo se si fa una cosa. Quindi siete in albergo adesso, quante famiglie sono state sgomberate? Siamo più di 30 famiglie. Più di 30 famiglie. Più di 30 famiglie, tutta la fascia qua. Sì. Ma all'albergo siamo a casa della sua famiglia. Sì, che mo vi faccio vedere, capire la chiave. Ma voi siete consapevoli che il disboscamento produce anche frane? Sì, non che si lo sapeva, non c'è bisogno di e però non si può fermare. Non si può fermare, l'incendio, il disboscamento, si sa. Quindi il la paese prima o poi finirà il rovere, già c'è il rovere. C'è qua è il peso delle feste, però c'è una festa. Feste e feste c'è. No, perché si può provare questa la vera. E cosa serve? Ma purtroppo c'è una cosa. Praticamente sì, la famiglia è sopra, però il problema è di sotto. Quindi tutta un'area, questa sgomberata, che direttamente si incunea nella traiettoria idrogeologica proprio con il cimitero di Fagnano. Sì, che è Natalia, perché, ecco. Ma faccio vedere più, madonna mia, Si è allargato. Da molto di più, piano piano, come raccomando. E tanto noi rischiamo lo stesso, signor, noi rischiamo per dare un servizio. Sì, rischiamo qua. Che siamo quando diciamo, siamo solo noi, non lo sanno quanto siamo. Questa verrà abbattuta. Sicuramente. E ci metteremo delle piante, se così rimborsano la foresta. Se sono hanno già monitorato? Sì. Hanno messo... Andate fuori, ma vedete cosa corrisponde. Ma quasi ogni volta che c'è tanta roba, però non è che va per gli altri. Attenzione, sono stanco. Quella corrisponde a quella di fuori. No, siamo venuti a posire, se no ci dobbiamo stare, però in questo caso già, dove sono abito io, che per sotto, dentro è tutto intero, però...
Lei ci crede che comunque sono gli abusivi a dare le uniche notizie serie? Sì. No, abusivo in che senso? Possiamo che... Ma io sono... Lo sprazzo sono venuto, però io... Io sono un abusivo. C'è le pare vento, ma perché ci hai fatto costruire se cazzo sta un corallone a vista d'occhio di quando è andato il mondo? Non mi arrivano, non ce l'avevo, io non c'è nessuno. Quindi non dovevano far costruire in quest'area? Devo che non ce l'avevo, ma io non ce l'avevo. Voi ci avete l'autorità di impedire di fare quello che si deve fare. Cioè, l'ufficio tecnico soprattutto. Ma perché ti ami? Non ti ami? Quindi hanno fatto costruire agli amici? Un poco una volta, le conseguenze prima dopo si devono pagare. Cioè, non c'è ragione. Anche da questa parte, signora, buongiorno. Signorina, vabbè, signora o signorina. Io mi faccio vedere sopra dove mi è che siamo affiancati. Qua a casa di una struttura nuova e non si è mossa. Però qua che siamo affiancati alla struttura vecchia. Ecco. Potete vedere? Dobbiamo aprire, se non c'è niente. Quindi questa è la casa addossata a questa casa di Monsignor. E che allora, vedo un fatto che è venuto villaggio. Sì, inizio già, certo. Guarda qua, bene. Qui si è fatto pure, vedi? Certo, è contiguo. E vi faccio vedere sopra il pericoloso ancora, che io sto venendo dall'albergo giusto per dare un'occhiata se si sposta di più. Hai visto? L'albergo è spese del comune, speriamo. Non lo so. Ancora non si sa neanche se il poi... Il comune ha detto che sono spese del suo, non lo so, però vengono loro. Appunto. Dicono così. Così dice il sindaco Brusco. Lo faccio vedere sopra. Certo. Cioè. Ma ci vogliono le invocazioni a San Francesco di Paola, speriamo. E io ci ho detto, ci sono andato a lavorare le sante che l'aiutano, che ne faccio qui? Sì. Dove io pregavo, dove ho avuto una visione. Signora, che visione ha avuto? Io qui ho... Stavo un po' sotto la luce. Intanto vediamo questa prima visione qua. Allora io vi posso dire, no, che non so se è il Signore che me la dà questa, sì, o è un dono mio che ho. E più di 2 mesi fa ho avuto una visione che il cimitero si apriva come è successo di fatto? E uscivano i morti, i bari. Ho avuto la visione che l'acqua veniva dalla montagna e la montagna scendeva e le case tutte si spaccavano. Certo. Io pregavo qui al Signore di far passare tutta questa sciagura, diciamo. Mentre venivo da mia cognata di sopra, che c'era mia cognata ammalata, certo, ho detto qui alla Madonnina che pregavo, col mio pensiero, ho detto questo. Perdonami, Madonna mia, perché ti faccio poco compagnia adesso che non c'è il tempo. E mentre ero lì, questo lampadario era proprio fulminato, che non c'era proprio, che era chiuso. Sono arrivata qui, giorno 18 di dicembre. Ho visto qui la luce, che si è accesa, sì, da sola. Da sola. Si è accesa questa luce e si girava come una stella. Per 3 volte ho fatto il giro della luce celeste, rosa e gialla, e poi come 3 flash è andata col padre lì. Sì. Dal Sacro Cuore di Gesù. Qui abbiamo il quadro. Ecco, il flash è partito di qui e in questo ho avuto io una visione. È andata qui a questa immagine, a questo quadro. E l'altra sera, ancora, giorno 28, prima che veniva il danno che abbiamo avuto, ho visto qui una grande luce bianca a camminare di là, così bianca, che non lo so neanche io descrivere questo. Io mi credo, signora, perché sono anch'io una persona sensibile a questo. E poi, dopo che ho avuto queste visioni, queste immagini, è successo questo. E io non lo so neanche cosa sta accadendo. Beh, è una testimonianza vera, c'è un'ecatombe. Ci sono i cavalieri dell'Apocalisse. Ma io ho parlato già con i vicini, prima della caduta c'ho la testimonianza. Così. Sì, ma io vi credo, signore, vi credo. Pregando con questa... Stavo pregando qui a questa altarina.
Questa è la Madonnina di Civitavecchia. Ecco, c'ho quella, e c'ho San Francesco di Paola, c'è Gesù, la Madonna Immacolata, Santa Rita e tutti i santi, anche il cuore della Madre Nostra. E in questa stanza ho ricevuto un messaggio della Vergine Maria, anche, perché stavo pregando, perché sono una devota dei santi, perché ho questo dono e questa... Certo. Allora mi sentivo chiamare dalla Madonnina: Rosa, alzati, alzati che mi devi aggiustare i fiori, i piedi, che Maria li sta portando. Io mi sono alzata e sono andata a vedere, ho detto alla Madonnina: ma i fiori ci sono. E quando mi suonano alla porta, una signora che era venuta a portare i fiori alla Madonna. Addirittura. Addirittura, sì. Però ho avuto l'immagine che il cimitero si apriva, che uscivano i morti e che i bar si vedevano così aperti. E questo è successo. E l'ho detto alla vicina, un'altra vicina ancora, che il...